prossimo. Buonasera, presenti, Lorenzo, di Perma Stefano. Martino, Marco. Del Vecchio. Di Perma Giuseppe. Palazzo. Brunetti. Calabrese. Fiore. Assente. Incesilao. Caprio. Lattarulli. Iacoviello. Bufo. Assente. Xanapo. Quirino. Assente. Berden. Berden assente. Lepore. Mola. Assente. Battista. Desilio. Assente. Gaudiuso. Albero Danza. Presente. Presenti 15, assenti 6, la seduta è valida. Instaurata la legalità del numero dei presenti, dichiaro aperta la dinanza. Può essere eseguito l'inno nazionale, grazie. Del debito non è coperto il titolo.
perché soltanto le quote di ammortamento dei mutui sono 515.000, escludendo completamente i 623.000 dell'alienazione del patrimonio ed escludendo la possibilità di applicare l'avanzo per pagare le quote di ammortamento dei mutui, non ci sono. Mi baso su questo, il sindaco, non posso fare altro, però non ci sono neanche i soldi per pagare le rate dei mutui, fermo restando che ci sono quei 418.000 euro di disavanzo. Allora lì non entriamo nel merito, perché ci possono essere quote di conto capitale, va bene, facciamo finta che quei 418 non ci siano, ma bastano i 515 dell'ammortamento dei mutui. È una risposta che bisognerà darla, per cui comunque a garanzia del bilancio chiediamo rappresentante del revisore dei conti di confermarci l'affidabilità di questi, pur rimanendo domande, quando ci sono domande senza risposte, i dubbi sono più che plausibili. In ultimo, questo alla segretaria, alla quale anch'io non vorrei rivolgermi per porre quei siti che poi possono diventare imbarazzanti, sulla scorta delle esperienze che abbiamo fatto e che non si sarà conclusa in ordine ad un procedimento quantomeno atipico, chiedo una interpretazione autentica di quella che è la situazione di stasera, e cioè in merito all'approvazione del rendiconto di gestione, articolo 101 dello statuto. Il comma 4 dice che il rendiconto è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati. In questo computo rientra il sindaco? Ok. Il comma 5. Nella seduta di seconda convocazione il rendiconto può essere portato in votazione soltanto se presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri comunali in carica, che non sono i consiglieri assegnati, consiglieri comunali in carica. In questo conteggio rientra il sindaco? Rendiconto del rendiconto del rendiconto. Scusate, che siamo provando stasera, giusto per la qual è l'articolo? L'articolo 101, ho sbagliato? Probabile. Dello stato, ma no, sono sbagliato, chiarisce qual è la maggioranza di stasera, quindi il sindaco rientra nel conteggio del partito. Tutto qua. Ok. Grazie consigliere Berri. Ci sono interventi? Quindi possiamo il parere dei risultati. Prego. Il collegio rimanda a ciò che già è stato scritto, che il parere che rappresenta un allegato al bilancio, dove ci sono le attestazioni per legge e si richiama interamente quel parere. La ritualità di una conferma al Consiglio Comunale orale, voglio dire, non sta di fatto, perché noi non solo abbiamo scritto il nostro parere, abbiamo anche sottoscritto, e voi sapete che i revisori rispondono delle attestazioni ai sensi del 240 del TUB. Tutto. Grazie. Consigliere Capo. Buonasera a tutti, io faccio questo intervento per fare la mia dichiarazione di voto, ma come prima cosa, siccome sono stato tirato in ballo per la questione del mercato ittico che verrà spostato, mi aveva detto che, visto che è previsto nella previsione, posso essere, diciamo, assicurato da questo. A mio avviso chi deve essere assicurato di questa operazione, di questa previsione di spostamento, sono gli operatori innanzitutto che lavorano lì
nel mercato ittico e tutte le attività coinvolte, perché io credo che qualsiasi decisione politica debba essere presa anche confrontandosi con le persone che dalle decisioni politiche possono subire delle variazioni di carattere umano. Resto convinto del fatto, per questo mi qualifico in questo caso come consigliere di minoranza, che il mercato ittico a mio avviso dovrebbe rimanere lì, perché è un valore secondo me aggiunto al territorio, perché è un segno identitario anche dal punto di vista delle attività legate alla pesca, allo sbarco nel cuore della città del pescato fresco di giornata, che è una cosa, è uno spettacolo per chi non è abituato come noi. Di certo le condizioni andrebbero migliorate, però non per questo il mercato ittico va tolto. Sono contrario certamente allo spostamento, sono contrario a un'omologazione urbanistica che segue una scia di delocalizzazione dal centro urbano del mercato ittico, perché fa parte della nostra storia e fa parte della nostra cultura identitaria il fatto di avere un mercato ittico nel cuore di tutto il paese, ed è una cosa caratterizzante che si è spostata. Toglierebbe qualcosa alla città, rendendolo più simile a tutte le altre realtà dove questa operazione è stata fatta, con un danno peraltro anche al mercato ittico stesso. Quindi dovranno essere gli operatori della pesca ad essere assicurati da questa scelta che verrà presa se e quando verrà realizzata dalla maggioranza. Io resto fermo, rispetto alle opinioni diverse dalla mia, ma resto convinto di quello che affermo. Devo riprendere anche le tematiche legate al lavoro, di cui si parla, la promozione dell'occupazione, e in questi 4 anni e mezzo, o anzi quasi 5 di mandato consigliare, il Consiglio Comunale, l'unica volta in cui ha parlato di lavoro è stato per esprimere la solidarietà ai lavoratori della Bridgestone, e io in occasione di quel Consiglio Comunale chiedevo a tutti se la politica deve limitarsi solamente a esprimere solidarietà oppure deve domandarsi se può fare qualcosa per creare occupazione, e la risposta naturalmente è affermativa, perché esistono le politiche attive del lavoro che la politica di Mola di Bari deve sapere al più presto adottare e prevedere, anche prima di tutto prevedendo un assessorato, una figura in giunta ad hoc per le politiche attive del lavoro, in maniera tale da favorire la creazione dell'occupazione. Questo non lo dico io, ma lo dice già la Comunità Europea dal 97 con il Trattato di Lisbona, mettendo al centro dello sviluppo della comunità i comuni, che bene conoscono la realtà locale e quindi possono orientare i propri investimenti nei settori strategici che possono creare sviluppo e quindi occupazione. Quindi per le politiche attive del lavoro bisogna fare tanto, anzi non è nemmeno previsto dallo statuto comunale un assessorato in tal senso. E io sono consigliere comunale, ne ho detto, ma ormai con questi anni di esperienza, che ha insistito e insisterà affinché il Comune di Mola abbia al più presto un assessore per le politiche attive del lavoro, per favorire anche l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Almeno questo lo fanno molti comuni e ci si può documentare attraverso gli studi commissionati dal Ministero del Lavoro in questo caso. Per quanto riguarda il voto sul bilancio, io, come è stato richiamato anche da miei colleghi, straordinariamente importante è la previsione di spesa che riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria di strada, segnaletica e mobili comunali, pubblica illuminazione, impianti idrici e termici, attraverso lo strumento degli accordi di programma quadro, che rappresentano una novità assoluta introdotta da questa amministrazione, in cui dove la manutenzione ordinaria è mancata, trasformando alcuni interventi in manutenzione straordinaria estremamente più onerosa, si pensi alle strade. A questo proposito è bene comunicare al Consiglio che finalmente i lavori dei tronchi in fogna da parte dell'acquedotto pugliese è stato appaltato, e quindi riteniamo
che nell'arco di quest'anno si possano materialmente iniziare i lavori. Da ultimo, per quanto riguarda le spese correnti, mi piace evidenziare che viene prevista nel bilancio, recependo le indicazioni di tutto il Consiglio Comunale, la somma di 5.000 euro per l'erogazione di corsi da studio. Ciò dimostra che non siamo assolutamente sordi alle indicazioni del massimo consesso economico. Per quanto riguarda le spese di investimento, come già detto, abbiamo già discusso negli interventi iscritti in bilancio nella seduta del Consiglio avente progetto l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche. Abbiamo inoltre sottolineato nella illustrazione delle entrate finalizzate agli investimenti quali siano le principali opere finanziate, in larghissima parte da finanziamenti ministeriali, regionali e dalle ordinazioni, cercando di limitare la previsione del ricorso all'indebitamento a fattispecie residuali. Mi piace infine sottolineare che assieme al recupero dell'ex Palazzo Municipale, che per essere completato prevede l'investimento di 350.000 euro per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento, abbiamo previsto una somma di 5.000 euro per l'acquisto di beni destinato alla realizzazione di una sala lettura per i bambini presso la biblioteca comunale. Questa scelta, indipendentemente dall'importo che ci ho destinato, sottolinea l'importanza che abbiamo dato alla formazione dei bambini. Si pensa al coinvolgimento delle scuole di ogni ordine grado nelle attività per la settimana europea della democrazia locale o al successo del Festival del Mediterraneo di letteratura e scrittura per bambini, un mare di storia, e al contempo al ruolo della lettura nel processo di crescita dell'individuo. Io do comunque lettura con la proposta di deliberazione, dando poi eventualmente spazio ad altri interventi. Premesso che l'articolo 151 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267 dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato di una relazione previsionale programmatica di un bilancio preliminare di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 dello stesso decreto legislativo o da altre norme di legge, che per espressa previsione della normativa dinanzi citata, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno. Visto che l'articolo 2 bis del decreto legge 66 del 2014, convertito in applicazione della legge 9 maggio 2014 numero 68, che ha prorogato il termine di approvazione al 31 luglio 2014, visto il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, che prevede l'ulteriore differimento al 30 settembre 2014 per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, Gazzetta Ufficiale numero 168 del 23/7/2014. Vista la deliberazione di giunta numero 114 del 22 agosto 2014, in cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2014, corredato dalla relazione previsionale programmatica per il triennio 2014-2016 e dallo schema del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, allegate al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, allegato A, B e C. Accertato che i succitati documenti finanziari sono stati predisposti in conformità a quanto previsto e disciplinato dal decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267, dalla legislazione vigente in materia di finanza locale, di contabilità pubblica e dalla legge finanziaria per il 2014 e che il bilancio annuale di previsione 2014 riporta i seguenti risultati. Bilancio annuale di previsione, do lettura anche degli specchietti così riportati, o li possiamo dare per letti. Grazie. Dato atto che nella predisposizione dei documenti finanziari di cui innanzi risultano rispettati
e il principio, i principi di bilancio previsti dall'articolo 151 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e assicurati altresì il pareggio finanziario ed economico ai sensi dell'articolo 162 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e gli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193.2. Rilevato che i trasferimenti erariali e regionali iscritti in bilancio sono stati riportati secondo le previsioni legislative vigenti sulla base delle spettanze ministeriali, che per le entrate tributarie ed extratributarie per il 2014 le previsioni sono state formulate tenuto conto delle seguenti deliberazioni. Deliberazione di giunta comunale numero 312 del 20/12/2011 ad oggetto canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'iniziativa pubblicitaria, approvazione tariffe che vengono approvate con effetto dal 1 gennaio 2014. Delibera di giunta comunale numero 9 del 17 gennaio 2014 ad oggetto canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e posa. Deliberazione di consiglio comunale numero 36 del 14 luglio 2012 ad oggetto determinazione aliquota addizionale IRPEF per l'anno 2012. Deliberazione di giunta numero comunale numero 68 del 20/4/2006 ad oggetto diritti sulle pubbliche affissioni, aumento delle tariffe con effetto dal 1 gennaio 2006, tariffe che si prorogano per il 2011 a norma dell'articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006 numero 296, finanziaria 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Deliberazione di giunta comunale numero 103 del 29/7/2014 ad oggetto individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, determinazione delle tariffe e contributi a carico degli utenti per l'anno 2014. Deliberazione di Consiglio Comunale numero 18 del 3 maggio 2013 ad oggetto IVA anno 2013, approvazione aliquota. Deliberazione di Consiglio Comunale numero 36 del 9 maggio 2014, aliquota tassi 2014. Viste le previsioni di entrata, vista la proposta di deliberazione di consiglio, avente ad oggetto approvazione dell'aliquota tari 2014. Rilevato altresì che le previsioni di entrata derivanti dal ricorso all'indebitamento sono state formulate tenendo conto di quanto disposto dagli articoli 202 e seguenti del decreto legislativo 267-2000, ed in particolare nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del succitato decreto legislativo 267-2000 e come modificato dall'articolo 2,39 del decreto legge 225 del 2010. Vista la propria deliberazione numero 81 del 17/6/2014 e con la quale sono state determinate per il 2014 le somme vincolate per le finalità previste dall'articolo 208 del Codice della Strada. Vista la deliberazione di giunta comunale numero 274 del 31/12/2013 con la quale è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici relativo all'anno una maggiore attenzione anche in quella direzione, che non vedo un po' ignorata all'interno della relazione. A proposito della gestione e valorizzazione delle risorse ambientali, avete messo in evidenza, l'ha fatto anche il sindaco nella introduzione ed è positivo, come Mola sia stato individuato come comune capofila per porre in essere l'attività di monitoraggio sul sito su cui giace la discarica Martucci, che gestirà questo finanziamento, diciamo, consistente, anche se non esaurirà probabilmente il bisogno di intervento in quella direzione, di circa 500.000 euro, in realtà 473.000 comprensiva, come abbiamo chiarito quando abbiamo discusso della convenzione. E comunque mi fa piacere che finalmente sia stata firmata e speriamo che
si possa andare avanti rapidamente. E però non un sindaco, può essere un fatto marginale, ma anche qui un po' di attenzione. Vediamo i manifesti vengono invitati, si dà informazione della zona su cui si deve intervenire per le indagini e poi troviamo comune di Mola con accanto il luogo del comune di Conversano. Insomma, è la prima dei miei sindaci. Ma insomma sono disattenzioni. A pagina 43 della relazione si torna a parlare di attività produttive. Ho già detto la totale mancanza di riferimenti alla SITAR e alla necessità di assicurare gli allacciamenti anche alle altre attività operanti nella zona P. Condivido la conferma della necessità del trasferimento del mercato ittico, l'ha confermata nella relazione, così mettiamo tranquillizziamo anche il consigliere Caprio, che invece ritiene che non si debba spostare. Quindi lo spostamento del mercato ittico in un'altra zona più funzionale, che tra l'altro consentirebbe di recuperare uno dei laghi più suggestivi del lungomare di Mora. Parlate della necessità di assicurare la piena funzionalità delle strutture portuali, naturalmente chiamando in causa altri enti, autorità portuali e regionali, ma non fate niente o quasi per assicurare alle imbarcazioni, per esempio, il rifornimento di acqua. Ne parlavo con il consigliere Palazzo qualche giorno fa. È possibile che i motovescherecci non siano in grado di fare il rifornimento di acqua solo perché magari manca l'attivazione dell'erogatore? È una cosa incredibile. Prendiamo atto che ci sono questi finanziamenti per l'illuminazione, speriamo che si faccia questa promessa. A pagina 44 parlate di una diffusa rete di gemellaggi, però anche qui, sindaco, richiamo una maggiore attenzione. Vi riferite e citate soltanto il comune di Petras, di San Esteban, e ignorate completamente quella più recente con il comune di Comporto, che propose il collega Buffo e che abbiamo salutato con piacere. Passi per Tiva, perché abbiamo dimenticato un po' tutti, ma insomma, almeno Comporto forse sarebbe stato il caso di riportarlo all'interno della relazione. A pagina 47, programma 300, solidarietà e protezione civile. Tra i responsabili politici avete completamente dimenticato l'assessore Ramos, assessore catalano, che hanno dimenticato, semplicemente. Non esiste, non c'è la figura dell'assessore alla protezione civile tra i soggetti responsabili del programma 300, solidarietà e protezione civile. Parlate della necessità della nuova gara per la costruzione del servizio delle soste e pagamento, ma è da oltre un anno che si è in attesa del nuovo appalto, né sappiamo quando ci sarà il bando. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, ma una non trascurabile entrata in meno per il comune e maggiore caos nel traffico e nella viabilità. Spero se ne renda conto l'assessore Navallo, assessore alla Polizia Municipale. Spero vengano delle risposte rispetto a questi ingiustificati e incomprensibili ritardi. Programma 400, rapporti amministrazione cittadini. Parlate di un comune aperto, efficiente e attento ai bisogni dei cittadini di oggi e di domani, ma ci rendiamo conto che spesso è difficile anche per gli stessi consiglieri accedere ad alcuni uffici, autentici bunker nei giorni e negli orari non aperti al pubblico, ma anche in quelli aperti al pubblico molte volte è difficilissimo accedere anche da parte dei consiglieri. Un comune aperto, efficiente e attento ai bisogni dei cittadini dovrebbe applicare questi enunciati, per esempio, nella gestione dei tributi. Molti cittadini, per esempio, sono costretti a rivolgersi ai CAF o a commercialisti per il cavolo della DASI,
e dell'IMU. È proprio così difficile far pervenire cartelle già compilate ai contribuenti, affrancandoli da un onere aggiuntivo? Probabilmente sarebbe anche più semplice contrastare efficacemente l'evasione fiscale. Vado alla parte finale della relazione, pagina 58, in cui figura l'elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate, o realizzate solo in parte. Quell'elenco dà l'idea dell'efficacia dell'azione amministrativa. In alcuni casi cadono le braccia a verificare il distacco tra l'opera progettata e finanziata e la sua attuazione. Io risparmio la lettura, ma insomma credo che l'abbiate sotto gli occhi. Finanziamenti, opere finanziate, progettate, per esempio per la Sinonide, che ha chiamato il sito, 410.000 euro di impegno, appena 13.000 liquidati, zero in alcuni casi. No, cioè una maggiore attenzione rispetto al progetto e alla sua esecuzione. Adesso il sindaco sta dando un grande affare, segue anche personalmente, segue anche personalmente i lavori pubblici, sarebbe più proprio se venisse seguito dagli organi tecnici, perché non credo che il sindaco abbia la competenza tecnica, la competenza politica assolutamente non la riconosciamo. Voglio riprendere per un attimo la relazione dell'organo del Collegio dei Revisori, che all'inizio richiama fortemente la preoccupazione di quel debito fuori bilancio di 834.984,82, la ormai famosa o famigerata sentenza che riguarda Calvario. E sollecita ancora una volta l'obbligo di portarlo in consiglio. Ormai è passato un anno, anzi più di un anno, da che la sentenza ci è stata notificata, cioè notificata circa un anno, ma molto di più da quando la sentenza è stata emessa. E quindi questo ammontare, con tutte le conseguenze tra l'altro a cui faceva riferimento il collega Berger, ancora una volta, così come ha fatto nella relazione di accompagnamento al rendiconto, il Collegio di Revisione invita il Consiglio ad adottare senza infuggio gli atti di competenza. Per cui non capiamo come mai ancora oggi quel debito non viene portato all'attenzione del Consiglio. Un piccolo chiarimento, visto che c'è la presenza anche del dottor Zivisco, ma è proprio una cosa marginalissima. Per quanto riguarda la questione delle sanzioni amministrative da codice della strada, la Giunta ha deliberato di destinare non il 50%, ma l'intero 100% agli interventi di sistemazione, appunto, sempre nel campo della viabilità. Poi non intervengo più. Lei ha fatto riferimento nella parte relativa ai tributi carlatari a un consistente abbattimento, se non ricordo male, intorno ai 210.000 euro a favore delle categorie produttive più penalizzate non ne hai parlato in porto, ma la volta scorsa si parlò di 210.000 euro, che sta scritto anche nel vostro comunicato congiunto, nel comunicato congiunto, tra l'altro sindaco è abbastanza singolare, insomma, che si faccia prima ancora dell'approvazione del bilancio ci si lanci in un comunicato congiunto, vabbè, tale scelte, diciamo non elegante, mi permetterà di dire neanche elegante e poco rispettoso delle prerogative del Consiglio, è sempre poco elegante e non rispettoso delle prerogative del Consiglio. Si ignora, si continua purtroppo, avete continuato ad ignorare gli abbattimenti
sia sulla TARS sia sulla TARI, per il resto dei cittadini, venendo meno a un principio costituzionale della uguaglianza del trattamento dei cittadini. Bene, va bene, fanno benissimo le previsioni di abbattimento nei confronti delle attività produttive, ma non si capisce perché vi siate ostinati a negare la possibilità anche in, per alcune situazioni di disagio sociale in particolare, di aver completamente ignorato. Lei ha citato anche nel passaggio che d'altra parte l'avevamo approvato, della previsione di una postazione in bilancio per quelle borse di studio la cui proposta era venuta su iniziativa del consigliere Capri, ma prima di tutto la mia un'altra proposta, vorrei capire se Capri è ancora al suo piede, no, perché poi questo le conseguenze vengono, e già che ci siamo vorrei sapere perché il sindaco si riservò di comunicarci la vicenda dell'assessore dimissionario, vorremmo sapere se le dimissioni sono confermate e non ne ha fatto per niente certo, sarebbe opportuno che il Consiglio e i cittadini sapessero questa questione. Sul suo emendamento, credo che sia pervenuto anche il verbale della quarta commissione a cui ho partecipato, perché sia pure frettolosamente, perché ahimè purtroppo notificato il venerdì pomeriggio l'emendamento del sindaco, si è fatto un rapidissimo diciamo, esame da parte della quarta commissione. Personalmente non condivido quelle voci, diciamo quella scelta di incidere, naturalmente nessun problema, c'è poco da fare, abbiamo 88 cose da accettare, quello che il governo ancora una volta ci ha combinato, cioè la riduzione del trasferimento. Poi guardate, nel campo della solidarietà sociale è una cosa incredibile, cioè ancora una volta si va a colpire i settori più deboli della società. L'amministrazione, diciamo che ha voluto evitare di colpire il settore dei servizi sociali e il sindaco ha fatto questo, immagino con l'ausilio degli uffici, una serie di riduzioni che personalmente condivido pure, perché ritengo che sia un po' temerario prevedere riduzioni su premi assicurativi e risarcimenti su liti arbitrali rispettivamente di 28.000 rotti e 15.000 euro, perché sappiamo che le liti, ahimè, non sono in diminuzione, anzi sono in aumento, soprattutto per quanto riguarda per esempio il contenzioso per l'incidente stradale. Quindi personalmente sarei stato più prudente, ma quello che mi preoccupa è questa contrazione sui servizi culturali che sono già alle pezze, e ancora di più le agevolazioni dei sensuntari, i 140.000 vanno a incidere su quei 210.000, e non vorremmo capire perché certo, sicuramente il dibattito si fa per questo, insomma. Quindi avevo proposto e naturalmente al momento dovuto si voteranno le proposte, insomma, evidentemente, perché ho partecipato ai lavori della quarta commissione proprio per essere in tempo a presentare l'emendamento alla mia, perché personalmente ritengo che si possa intervenire sul sito pubblico contrario aumentando di 50.000 le due voci relative all'IMU, puntando sul recupero dell'evasione. C'è ancora una larghissima fascia di evasione su cui dobbiamo maggiormente insistere per recuperare. Così come è possibile prevedere un aumento di 20.000 euro, poca cosa, per la tassa per l'occupazione di spazi aeree pubbliche,
anche in questo caso puntando e senza aumento sull'evasione. Ancora, un aumento di 10.000 euro se i diritti relativi alle pubbliche pressioni che appaiono sottostimati. Tra l'altro voi prevedete per il 2014 9.000 euro, per il 2015 19.000 euro. Quindi mi allineo, propongo di allinearci sulle pubbliche 15.000 euro. 19.000 euro, anche perché si vede, se si gira il paese, si vede una serie, come si condivideva con il massimo di commissione, anche se non è totalizzato questo fatto, dello sconcerto di tante affissioni abusive, ma non uomo, che si gira il paese, lei che gira il paese. Sicuramente se ne rende conto, così come rilevo che nessuna conseguenza pratica ha avuto la sua ordinanza a proposito dei volantini. Purtroppo continuano imperterriti a impagare le strade nuove, complicando ancora più il lavoro degli operai addetti alla Polizia dello Stato. Quindi in tutto, operando sulla entrata, avremmo 80.000 euro che potremmo recuperare attraverso le evasioni e con una maggiore razionalizzazione dei servizi più citati. Per la rimanente parte, per i rimanenti 123.164,45 centesimi, portare in riduzione 73.164,45 centesimi alla voce prestazione di servizi a proposito degli organi istituzionali, pagina 18 del bilancio annuale, 22 per il tempo, e 50.000 per acquisizione di beni mobili, macchine, tecniche scientifiche o preferibilmente sulla legge prestazione di servizi, di prodotti, servizi, di prodotti, segretaria generale, personale e organizzazione. Perché ritengo che probabilmente è sempre un po' comparabile con le postazioni che hai deposito per gli anni 15 e 16, sono voci che tranquillamente riescono ad entrare. Quindi, secondo me sarebbe molto coerente intervenire in questa maniera, pur rendendomi conto che non possiamo fare niente per la contrazione del trasferimento del Ministero del Paese. Grazie consigliere. Prego, perché è evidente che qualsiasi cosa io dica può essere interpretato come un voler far polemica. Siccome invece proprio non ho alcun interesse né intenzione e né da stamattina né alla verità la forza di continuare ad avere polemico, di far polemica a quest'ora, io mi limiterò a dire, collega Gaudice, che al di là del fatto che in questo momento lei sta prendendo atto di un certo numero di cantieri che stanno partendo, mi permetta di dire che finalizzarlo a chissà quale ragione, se non invece alla obbligatorietà del rispetto delle procedure di legge, mi porta a dire che probabilmente, e non lo prenda come una nota polemica, ma evidentemente lei ha perso proprio la cognizione di quelle che sono le procedure che oggi il governo o lo Stato italiano impone non al comune di Mola di Bari ma a tutti gli enti locali in Italia da rispettare per poter passare dal momento in cui si ha un'idea di un qualcosa alla cantierizzazione. Questi sono tempi che non decide il sindaco di Mola, ma mi permetta di dire non decide neanche il funzionario del comune di Mola, perché sono tempi talmente farraginosi, ostacoli, condizionamenti,
quello che poi tutti riassumono con la pesante burocrazia, che purtroppo, o per fortuna, a seconda dei casi, noi e i funzionari siamo tenuti a rispettare. Non ci sono altre ragioni, perché un amministratore, chiunque esso sia, ha un interesse unico, che è quello di fare più presto possibile meglio. Questo è un interesse che credo in quest'Aula non può trovare nessuno che non è d'accordo, al di là di che si chiami Stefano Di Perna o si chiami Stefano Gauduccio. Allora, detto questo, è evidente che ci sono dei tempi che ci inducono a, e quando purtroppo lei legge sul prospetto che su una certa opera, vedi il CAP, abbiamo finito, quelle sono tre opere che sono partite insieme, il CAP, il centro diurno per disabili settore casa famiglia e l'asilo nido, sono partite insieme, le procedure di gara sono partite insieme. Il problema è che su uno la prima ditta non era in regola, la seconda non era in regola, e per ogni caso che si è verificato abbiamo dovuto fare le naturali e conseguenti procedure. Per cui lì abbiamo finito, qua stanno lavorando abbondantemente, sull'asilo nido hanno cominciato da poco tempo. Questa è l'unica ragione per cui non vanno alla stessa velocità. Ma non è che su una questione ci mettiamo più sentimento e su un'altra no. Sono peraltro argomenti sensibili che ci vedono interessati tutti. Non farò cenno a quello che lei ha richiamato, PRU, contratto di quartiere, perché mi piacerebbe poi la settimana entrante, spero, rivedervi e quindi comunicare al Consiglio la conclusione di tutte quelle procedure. Io non lo dico per polemica, ma non credo che chi mi ha preceduto fosse meno intelligente di altri, va bene? Perché se il PRU ci ha impiegato 10 anni per partire, è perché ci sono state una serie di vicissitudini che non si possono attribuire all'amministratore. Però alla fine è facile dire ci ha impiegato 10 anni, ma non è così, perché poi vivendole quelle situazioni e vivendo anche le difficoltà di mettere insieme non due persone, perché già mettere insieme due persone diventa un problema a molti. Poi immaginate metterne 3, 4, 5, 10. Eppure io vi garantisco che forse, spero proprio con tutte le mie forze, che la settimana entrante mettiamo la parola fine a questa situazione per tutte le opere che mancano ancora. Mi riferisco alla piazza, mi riferisco all'apertura di quella, la strada che costeggia la chiesa del Sacro Cuore, mi riferisco ai giardinetti qui in via De Gasperi. Voglio dire, sono cose che ci vedono impegnati quotidianamente, ma purtroppo ci sono delle difficoltà che non dipendono dalla struttura interna e che necessitano una serie di mediazioni, perché non possiamo arrivare a fare le operazioni di giustizia, perché poi, voi sapete, nel momento in cui qualcuno decide di attivare o di aprire un contenzioso, le situazioni poi non diventano più governabili. E quindi questo è quello che è accaduto e che, ripeto, siamo in fase conclusiva. Ma questo noi non lo abbiamo neanche voluto scrivere all'interno, proprio perché ad ogni cosa va data una valutazione equilibrata. Cioè, se noi avessimo enfatizzato, e credo che ne avessimo avuto titolo ad enfatizzare tutta l'operazione Sitae, perché io ho sempre ringraziato tutti e continuo a ringraziare tutti, ma voi dovete anche convenire che ce ne hanno, come dire, dette di tutti i colori. Io sentivo, leggevo, no? E ne abbiamo parlato anche in questo consiglio, di quello che dall'esterno accadeva mentre noi lavoravamo in una direzione, dall'esterno c'era invece, no, era una
Paola, una leggenda metropolitana di Diperna, tanto tutta sta fatica per nulla, 5 persone devono trovare lavoro, o sono numeri che mi sono inventato io. Però poi, grazie a Dio, l'abbiamo portata a casa e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Basta passare ogni tanto e si vede ad occhio nudo. Ma io vi anticipo un'altra cosa. Noi stiamo continuando a lavorare in questa direzione. Abbiamo già avuto dei contatti importanti, stiamo cercando ancora di mettere in relazione questa, un'altra grande azienda, una società per azioni grossa, con il Ministero, per cercare di trovare, come dire, una sintesi e poter ovviamente chiedere che il nostro impegno venga ripagato in un unico modo, quello cioè di insediarsi a Mola di Bari. Questo è quello che chiediamo. Anzi, colgo l'occasione per chiarire a tutti che nella SITA non c'ho parenti e non c'ho nessuno che lavora, perché hanno detto, ormai hanno sputtanato in tutto il paese, che lavora mio figlio, lavora la figlia di Michele e mio nipote. Voglio dire, di questo è diventato proprio una barzelletta tutta molese per pur di delegittimare il lavoro, si arriva anche a queste cose. Allora voi magari mi osservate perché non l'abbiamo scritto. Andiamo avanti, lavoriamo, sono i risultati quelli che servono. A noi queste cose, beh, l'abbiamo dimenticato, non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo scritto, quando arriverà ne parleremo diffusamente. Altre questioni che voglio rassicurare il collega Gaudioso e poi spero di tacitarmi, è riferito alla rifornitura idrica. Io nella mia breve relazione ho detto che abbiamo avuto questi 84.000 euro di finanziamento attraverso il GAC. Il progetto prevede l'allacciamento idrico, l'illuminazione del porto e la manutenzione idrico in quella zona. In quella zona. Quello è un progetto che abbiamo già presentato e che ora dobbiamo, come dire, rendere appaltabile. La comunicazione di conferma l'abbiamo avuta ieri o oggi, non ricordo se ieri o oggi, ma credo ieri l'abbiamo avuta. Per quanto riguarda, e concludo, la questione dei volantini, quando io dico che viviamo in un paese schizofrenico, non è che mi sono alzato stamattina e mi sono convinto che siamo in un paese, in una nazione schizofrenica. Lei deve sapere, collega Gaudioso, che c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito l'illegittimità, va bene, di tutti quei provvedimenti fatti dai sindaci, non di Mola di Bari, perché non era il caso di Mola di Bari, ma è stato un caso contestato in un'altra città, dove i giudici amministrativi del Consiglio di Stato hanno stabilito che è vietato vietare in questo caso. Quindi quell'ordinanza io solo per pudore non ho revocato, ma è evidente che informati i miei organi di controllo, cioè il comando di polizia municipale, è evidente che a fronte di questa sentenza noi non andiamo a fare i controlli o i verbali, perché ovviamente sarebbero tutti di impugnazione e quindi cadremmo dalla padella alla torcia. Chiudo dicendo che l'appalto per i parcheggi a pagamento sono in dirittura d'arrivo, il comandante, il dottor Tanzi mi ha garantito che entro questo mese di novembre, il tutto deve essere concluso per poter completare l'annualità con la pubblicazione del bando. Quindi è chiaro che è un bando che tiene conto anche di diversi cambiamenti, di diverse altre previsioni, e quindi
Questo è quello che è certo, perché poi ovviamente sono cambiate anche delle norme ultimamente a questo proposito, e quindi ovviamente stanno recependo tutte queste norme. Io credo di aver, anche se in maniera sintetica, risposto alle preoccupazioni del collega Gaudiuso, e cercheremo ovviamente con un ulteriore scatto di reni di completare queste opere entro il termine del nostro mandato. Grazie Sindaco. Prego consigliere Calabresi. Sì, grazie Sindaco, solo per rimproverare sia lei che al collega Gaudiuso, anche perché vorrei ricordare a noi, ma poi ai cittadini, che proprio su una questione della fissione abusiva, quando i vigili intervennero e fecero il loro dovere, ci fu il consigliere Gaudiuso che venne qua in aula, invitava sia lei che il comandante a far sì che quella multa venisse eventualmente annullata. Come vedi, per il collega Gaudiuso, quella volta hanno fatto il loro dovere, forse solo quella volta, dice lei, io dico che i vigili fanno il proprio dovere, e lei venne qua in aula a perorare una sociale, perché non è possibile affiggere i manifesti su un bene pubblico, sui pali della pubblica illuminazione. Grazie. Grazie consigliere Calabresi. Prego consigliere. Il buon Calabrese, che anche, non so se mantenga ancora la delega al decoro urbano, non so se la mantenga ancora, ma sembra una delega cittadina. Com'è? Si nota. Forse non si rende conto. Quel caso che lui ha citato è completamente diverso. Tra l'altro, su iniziativa sua, il gendarme di Vola, un volantino che è stato immediatamente rimosso una volta che è stato osservata la questione. Si trattava di un volantino messo con lo scotch, quando in piazza avviene di tutto avviene, e non se ne accorge. Vabbè, ma questo attiene alla sua capacità di vigilanza, che gli riconosco è molto alta, ma alcune volte si distrae e punta soltanto su quelle cose. Però la questione andava sollevata e credo che sia stata anche risolta bonariamente, così come doveva essere, perché era assolutamente inutile. Sindaco, io ho dimenticato poi, quando ho fatto riferimento alle borse di studio, positiva come previsione, noi recentemente abbiamo approvato una delibera di sostegno alla mostra Un mondo senza atomica, in cui raccomandavamo la possibilità di una postazione di bilancio per sostenere la mostra che è stata fatta. Vorrei che mi precisasse, so che tempestivamente è stata trasmessa la decisione agli organizzatori della manifestazione. A questo riguardo mi permetterà dottoressa Carbonari. È l'ultima persona con cui vorrei polemizzare, però le delibere del nostro comune non si sa se c'è un dibattito all'interno, perché intervengono i consiglieri, non si sa quali consiglieri intervengono sulle delibere, quando nella storia anche recente perlomeno vengono riportati i consiglieri che intervengono. Qui è come se dibattito non ce ne fosse, non viene riportato assolutamente niente. Intervengono i consiglieri come la verbale allegato in atti, che tra l'altro non viene allegato alle delibere, viaggiano con tempi completamente diversi. E così come proprio su quella sentita la relazione del consigliere Francesco Bonetti, la proposta di emendamento, non è successo niente.
c'è stato qualche consigliere che pure è intervenuto sul mio. Non se ne dà conto, per niente, non esiste. Ora, richiamerei all'attenzione della dottoressa Casmonata, che so, ottima segretaria, di essere, diciamo, più attenta anche a questi insomma, no? Perché alla fine sembrerebbe che i consiglieri, sono anonimi, vengono al massimo riportati così come la legge Tanto. Quelli che votano si riportano sia pure gli interventi che vengono fatti all'interno del Consiglio, non fosse altro che per chi legge gli atti, che non va a prendere i verbali, che ripeto viaggiano su un binario diverso, non li va a prendere i verbali, tant'è che noi stessi li approviamo con molto ritardo rispetto alle delibere che invece diventano immediatamente o quasi esecutive. Sindaco, lei ha visto, ha voluto vedere per forza di cose un intervento polemico, io polemico non ne ho fatto, ho riportato una serie di questioni e mi rendo conto che quando si tratta di opere pubbliche, tra l'idea progettuale e la sua realizzazione il tempo passa. È la fretta è cattiva consigliera anche, perché vediamo quello che sta succedendo all'Aquila, in deroga a tutte le regole, le case stanno già crollando, insomma, no? Quindi non vorrei, quando si parla di burocrazia di regole, devono essere snellite, ma devono essere rispettate, perché diversamente. Ma quando notiamo, d'altra parte una questione che hanno sollevato le revisioni dei conti, ricordo bene, nella relazione al rendiconto, di rendere più credibile, diciamo così, la previsione dei lavori pubblici e la loro attuazione, perché c'è un divario notevole, ed era questo, una sollecitazione a fare sì che, nonostante le difficoltà, nonostante gli intoppi più che burocratici, gli intoppi di natura legale molte volte, perché accadono dei contenziosi che possono ritardare, è assurdo, neanche consentito un dibattito consiliare, perché con il fatto che non sono state raccolte le 11 firme, ma solo quelle della minoranza. C'è un argomento di questa portata che avrebbe dovuto vedere l'attenzione del Consiglio Comunale rispetto a una vicenda che io continuo a ritenere molto grave, ma che è stato disatteso completamente. Quindi, per tutte queste ragioni, così veramente non intervengo più, il mio voto sarà negativo rispetto a questo viaggio. Grazie consigliere Caruso. Ma poi non c'è, se non ci sono i motivi, perché non si è espresso per niente, non ha, io cerco sempre di attenermi alle mie competenze, io ho sentito semplicemente il parere così sussurrato delle persone parici che sono irricevibili con gli emendamenti così formulati, perché la motivazione è semplice, come si fa così una previsione, stiamo qua a discutere dell'emendamento perché il principio cardine del bilancio è la eredicità, no? E allora come si fa a dire prevediamo in due mesi da ottobre 8 al 31 di dicembre di accertare un'evasione di 50.000 euro? E perché 50? Facciamolo di 100, facciamolo di 200. Cioè, e queste voci non sono fonti nostre, attenzione, non sono fonti nostre, perché sono fonti dell'ufficio. Noi, anche nel bilancio, proprio in ragione di questa questione, di quello che ho appena detto, se andate a vedere, troverete soltanto 30.000 euro per l'accertamento dell'evasione. No, 30.000 euro, proprio perché è stata una stima verosimile di quello che si riusciva ad accertare nell'arco di due mesi. Questa è la verità. E lo so, dall'inizio dell'anno lo dovevi programmare,
all'inizio dell'anno. Stiamo adesso a discutere, quindi come faccio ad andare a scrivere io una cosa che avremmo dovuto fare a gennaio? Non è possibile. Ma voglio dire, l'emendamento è stato proposto soltanto nel discorso. Allora, siccome c'è sull'emendamento del sindaco, gli uffici immediatamente trovano la sistemazione. Si fanno proposte di emendamento da questa parte e non sono ricevute. Io vorrei capire qual è la logica. Qual è la logica? Nel momento in cui ho proposto sia nella parte dell'entrata, ma anche delle spese, che sono addirittura allineandole alle previsioni, tra l'altro, che fate per il 15 e per il 16. Non è che sono campati, certo, ammetto che non c'è stata una grande riflessione, perché io fosse per cortesia il microfono. Sì. Grazie Presidente. Dico, ammetto che possono essere anche abbastanza, diciamo, apparire frettolose, ma l'emendamento è stato proposto per il discorso, sindaco. E quindi, nonostante la comunicazione del Ministero sia del 16 settembre, per cui si poteva anche fare una riflessione più adeguata su questa questione qui. Allora, non potete dire, vabbè, tu vieni a improvvisare, ma ci costringete, non dico all'improvvisazione, perché non ho improvvisato, ma sicuramente un, ammetto, non un grande approfondimento, ma dovuto ai termini che ci avete imposto. Questo è il problema. Grazie consigliere Caruso. Prego consigliere Berto. Allora parto da dichiarazioni. Parto da un'inezia, cioè l'emendamento del sindaco. E in particolare questa sottrazione di 140.000 euro dall'agevolazione dell'esenzione TAMSI, giusto per avere conferma, posso interloquire con lei se non c'è l'assessore, riguarda l'intervento 1010405, trasferimenti per un importo complessivo ad origine di 380.493, giusto dottoressa? Sì. Della spesa e poi sì, senti, pagina no, se quel capitolo che detto... parte seconda, spesa. Spesa, capitolo no, il capitolo non c'è, interventi, il capitolo lo troviamo nel pezzo. 1010405. Importo complessivo 380.493. Non c'è scritto, se no l'avrei io se per bilancio. Sotto 19, forse 19. Pagina 19 sì, c'era questo numero, pensavo fosse colonnato. Oltre ad essere presenti delle
voci che sono fisse, per esempio il 4% sui rifiuti alla provincia, quindi se sottraiamo, quant'è all'incirca il 4% da trasferire alla provincia? All'incirca, quanto? 160, quindi sono 240 meno 160, giusto? Quindi 240 meno 160 quant'è? Siamo già sotto i 210 che erano stati ipotizzati per i commercianti, però in più ci sono le agevolazioni che so per le associazioni ed altro. Su chi paga questa riduzione di 140.000 euro? Perché poi alla fine rimangono. Quella era una riduzione che noi avevamo previsto e che poi a fronte di questo. Quindi non ci sono più quelle. Per le associazioni di volontariato non ci sono più queste agevolazioni? Non sono di quella portata. Quindi, ok, quindi questa riduzione che, ripeto, è consistente perché se è 240, togliamo 160, sono 90.000 euro, cioè no, cioè, siamo neanche su 100.000 euro, fatto per coprire le agevolazioni, vero? 70.000 per coprire le agevolazioni. Sì, no, volevo 70.000. Quindi dai 70.000 dobbiamo prendere una quota parte per i commercianti per rispettare, quindi per appagare le aspettative. È stato dato un peso diverso per i coefficienti, quindi c'è già un altro. No, nel regolamento che è stato approvato non c'erano questi dati. No, le abbiamo viste, signor. Signor, posso dire che non ci sono. In ogni caso, da quei 70.000 euro dobbiamo tirar fuori, dobbiamo accontentare i commercianti, le associazioni e le altre agevolazioni che adesso non ricordo, ricordo soltanto queste delle associazioni dei commercianti, giusto? Soltanto questo. Poi volevo tornare un attimo, sto maturando, cioè, ci sorprende che non ci siano risposte alle nostre domande, che non ci sembrano di una magari, sono domande importanti, perché ribadisco ancora una volta, e qui c'è il rappresentante del Collegio dei Revisori, quindi evidentemente chiederemo che venga confermato a voce il parere dei revisori alla luce anche di queste eccezioni. Peraltro, anche nella definizione del debito, faccio presente al rappresentante del Collegio, che la definizione, la quantificazione a pagina 6 di 834 a pagina 7 912. Quindi, ok, ma è davvero un'inezia, sono sicuro, è così. Anche a fronte di non voler considerare l'impatto del debito, non è coperto il titolo, perché soltanto le quote di ammortamento dei mutui sono 515.000 euro. Escludendo completamente i 623.000 dell'alienazione del patrimonio ed escludendo la possibilità di applicare l'avanzo per pagare le quote di ammortamento dei mutui, non ci sono. Mi baso su questi, sindaco, non posso fare altro, però non ci sono neanche i soldi per pagare le rate dei mutui, fermo restando che ci sono poi quei 418.000 euro di disavanzo. Allora lì non entriamo nel merito, perché ci possono essere quote di conto capitale, va bene, facciamo finta che quei 418 non ci siano, ma bastano i 515 dell'ammortamento dei mutui. È una risposta che bisognerà darla, per cui comunque a garanzia del bilancio chiediamo rappresentante del revisore dei conti di confermarci l'affidabilità di questi, pur rimanendo domande, quando ci sono domande senza risposte, i dubbi sono più che plausibili. In ultimo, questo alla segretaria, alla quale anch'io non vorrei rivolgermi per porre quesiti che poi possono diventare imbarazzanti, sulla scorta delle esperienze che abbiamo fatto e che non si sarà conclusa in ordine ad un procedimento quantomeno atipico, chiedo una interpretazione autentica di quella che è la situazione di stasera, e cioè in merito all'approvazione del rendiconto di gestione, articolo 101 dello statuto. Il comma 4 dice che il rendiconto è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati. In questo computo rientra il sindaco? Ok.
Il comma 5, nella seduta di seconda convocazione, il rendiconto può essere portato in votazione soltanto se presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri comunali in carica, che non sono i consiglieri assegnati, consiglieri comunali in carica. In questo conteggio rientra il sindaco? Il rendiconto del bilancio. Scusate, siamo pronti stasera, giusto per... Qual è l'articolo? L'articolo 101, ho sbagliato? Probabile, no? Dello stato, ma non sono sbagliato, chiarisce qual è la maggioranza di stasera, quindi il sindaco rientra nel conteggio del partito. Tutto corretto. Ok. Grazie consigliere Berro. Ci sono interventi? Quindi possiamo il parere di risultati. Prego. Il collegio rimanda ciò che già è stato scritto, che il parere che rappresenta un allegato al bilancio, dove ci sono le intestazioni per legge e si richiama interamente quel parere. La ritualità di una conferma al Consiglio Comunale orale, voglio dire, non sta di fatto, perché noi non solo abbiamo scritto il nostro parere, abbiamo anche sottoscritto, e voi sapete che i revisori rispondono delle attestazioni ai sensi del 240 del tribunale. Tutto. Grazie. Consigliere Carlo. Buonasera a tutti, io faccio questo intervento per fare la mia dichiarazione di voto, ma come prima cosa, siccome sono stato in ballo per la questione del mercato ittico che verrà spostato, mi aveva detto che, visto che è previsto nella previsione, posso essere, diciamo, assicurato da questo. A mio avviso chi deve essere assicurato di questa operazione, di questa previsione di spostamento, sono gli operatori innanzitutto che lavorano lì nel mercato ittico e tutte le attività coinvolte, perché io credo che qualsiasi decisione politica debba essere presa anche confrontandosi con le persone che dalle decisioni politiche possono subire delle variazioni di carattere umano. Resto convinto del fatto, per questo mi qualifico in questo caso come consigliere di minoranza, che il mercato ittico a mio avviso dovrebbe rimanere lì, perché è un valore secondo me aggiunto al territorio, perché è un segno identitario anche dal punto di vista delle attività legate alla pesca, allo sbarco nel cuore della città del pescato fresco di giornata, che è una cosa, è uno spettacolo per chi non è abituato come noi. Di certo le condizioni andrebbero migliorate, però non per questo il mercato ittico va tolto. Sono contrario certamente allo spostamento, sono contrario a un'omologazione urbanistica che segue una scia di delocalizzazione dal centro urbano del mercato ittico, perché fa parte della nostra storia e fa parte della nostra cultura identitaria il fatto di avere un mercato ittico nel cuore di tutto il paese, ed è una cosa caratterizzante che, se spostata, toglierebbe qualcosa alla città, rendendolo più simile a tutte le altre realtà dove questa operazione è stata fatta, con un danno peraltro anche al mercato ittico stesso. Quindi dovranno essere gli operatori della pesca ad essere diciamo, assicurati da questa scelta che verrà presa se e quando verrà realizzata dalla maggioranza. Io resto fermo rispetto alle opinioni diverse dalla mia, ma resto convinto di quello che affermo.
devo riprendere anche le tematiche legate al lavoro di cui si parla, la promozione dell'occupazione, e in questi 4 anni e mezzo, o anzi quasi 5 di mandato consigliare, il Consiglio Comunale, l'unica volta in cui ha parlato di lavoro è stato per esprimere la solidarietà ai lavoratori della Bridgestone, e io in occasione di quel Consiglio Comunale chiedevo a tutti se la politica deve limitarsi solamente a esprimere solidarietà oppure deve domandarsi se può fare qualcosa per creare occupazione. E la risposta naturalmente è affermativa, perché esistono le politiche attive del lavoro che la politica di Mola di Pari deve sapere al più presto adottare e prevedere, anche prima di tutto prevedendo un assessorato, una figura diciamo in giunta ad hoc per le politiche attive del lavoro, in maniera tale da favorire la creazione dell'occupazione. Questo non lo dico io, ma lo dice già la Comunità Europea dal 97 con il Trattato di Lisbona, mettendo al centro dello sviluppo della comunità i comuni, che bene conoscono la realtà locale e quindi possono orientare i propri investimenti nei settori strategici che possono creare sviluppo e quindi occupazione. Quindi per le politiche attive del lavoro bisogna fare tanto, anzi non è nemmeno previsto dallo statuto comunale un assessorato in tal senso. E io sono il consigliere comunale, diciamo, ne ho detto, ma ormai con questi anni di esperienza, che ha insistito e insisterà affinché il Comune di Mola abbia al più presto un assessore per le politiche attive del lavoro, per favorire anche l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Almeno questo lo fanno molti comuni, e ci si può documentare attraverso gli studi commissionati dal Ministero del Lavoro in questo caso. Per quanto riguarda il voto sul bilancio, io, come è stato richiamato anche da miei colleghi, delle borse di studio per i giovani laureati, che non sono solo giovani laureati di Mola di Bari, ma si tratta di giovani laureati che preparino tesi che siano applicabili al territorio del comune di Mola di Bari. Bene, questa iniziativa politica, di cui voglio rivendicare la paternità come ideazione e creazione, e di cui voglio riconoscere il merito politico ai consiglieri di minoranza che hanno sottoscritto per la presentazione affinché fosse portato in Consiglio Comunale nei termini di 30 giorni previsti dal regolamento consiliare. Naturalmente va riconosciuto anche il merito ai consiglieri della maggioranza che hanno votato all'unanimità, e un ringraziamento ufficiale particolare lo vorrei dare anche alla responsabile del settore, dottoressa De Parigi, che mi ha assicurato sin dal primo momento che la volontà politica del Consiglio Comunale era stata recepita all'interno di questo bilancio preventivo. Questa iniziativa insomma va valorizzata e va compresa e fatta comprendere soprattutto ai cittadini, perché a mio avviso può essere un motivo di orgoglio politico di tutti, perché il Comune di Mola dà un'impronta di cambiamento attuando una politica per i giovani, attuando una politica che premia merito, attuando una politica che mette al centro della propria azione politica il lavoro specialistico dei giovani laureati, recependolo e traducendolo in azioni di sviluppo, di progresso, di sviluppo sostenibile, ambientale, economico e sociale. Quindi per questo motivo io, orgoglioso di questa iniziativa e soddisfatto della previsione nel bilancio preventivo, non posso che esprimere un voto favorevole nei confronti del bilancio, sperando che fino alla fine di questo mandato, con gli uffici preposti, il Comune di Mola riesca a predisporre il bando e inizi ad assegnare le prime borse di studio per avvicinare i giovani meritevoli alla politica e per iniziare a guardare il futuro con più ottimismo. E questo è un grande risultato che non può essere messo in dubbio da nessuno. Grazie. Grazie consigliere Cato. Quindi possiamo procedere alla votazione dell'emendamento. Prego consigliere Gaudioso. Prendiamo atto che il consigliere Cato non ha fatto la domanda. Perché non è questo un problema? Questo è un problema. È un problema.
tema di cui il Consiglio deve considerare, perché il voto politico è un voto politico. Quindi nel momento in cui il consigliere Caprio vota a favore del bilancio, rientra nella maggioranza. Per cui è anche da mettere in discussione il suo ruolo di vicepresidente, perché è chiaro che il ruolo di vicepresidente dovrebbe essere di competenza della minoranza. Prendiamo atto di questo e vabbè, pazienza, lo riportiamo alla sua responsabilità politica. Grazie consigliere Gaudusso. Quindi esauriti gli argomenti, poniamo ai voti, l'emendamento proposto dal sindaco. La votazione può avvenire per alzata di mano. Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? 6. Quindi su 17 consiglieri presenti, 11 voti favorevoli, 6 contrari. Mi faccia terminare, poi decidiamo. 17 consiglieri presenti, ripeto, 11 voti favorevoli e 6 contrari, il Consiglio approva l'emendamento disposto dal sindaco di Perna. Ora voteremo per l'intero provvedimento. Siamo in fase di votazione. Inizio votazione. Chi è favorevole? 11 voti favorevoli. Chi è contrario? 6 voti contrari. Su 17 consiglieri presenti, 11 voti favorevoli, 6 contrari, il Consiglio approva. Ora votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? 6. 17 consiglieri presenti, 11 voti favorevoli, 6 contrari, il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Prego, consigliere Robinson, cosa giusto? Voi procedete come i carri armati, gli armati, ma come per regola viene messo in votazione l'emendamento più lontano a quello proposto. Quindi lei doveva mettere in votazione prima la proposta di emendamento all'emendamento che ho fatto io. Sono regole elementari. Se vuole si consulti con la segretaria. Ma chi lo decide questo che non può essere recepito? Non ho capito. È il Consiglio che decide. È il Consiglio che decide. È stato portato in commissione. Io ho presentato.